Lulucci, sezione di Novara e VCO, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, organizza per il giorno 27 settembre 2014 un incontro sul tema Sarajevo, l'eclissi dell'Europa, cause remote prossime che hanno portato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Mille anni di evoluzione del vecchio continente, confini stabili a originare una coesione sociale dalla forza prorompente. Problemi di stretto vicinato per l'accesso ai mari e alle rotte del commercio mondiale. Problemi di approvvigionamento di materie prime, di sbocchi commerciali. Il continente africano è scenario di continue contese economiche e militari. Gli eserciti sono costantemente in movimento fra le dune del deserto. Si stringono alleanze per avventure comuni. L'Europa si divide in blocchi contrapposti. Il futuro si tinge di foschi colori. I popoli scoprono le loro paure, le loro fragilità. Una formula può aiutare a capire. Gli attori sullo scenario sono pronti a contendersi in nuovi orizzonti. Guglielmo II, imperatore di Germania, Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria. Parlano una stessa lingua, ma non sempre hanno obiettivi condivisi. Problemi ereditati dai decenni precedenti tornano a complicare la ricerca di una soluzione pacifica alle tensioni acuite ora da nuove prospettive di potere. Anche la Chiesa soffre il suo supplizio. Il potere temporale dei papi è travolto da qualche decina di bersaglieri. È destino inarrestabile o la maledizione di una vedova che vede il marito portato avanti al plotone di esecuzione? La gara diabolica a nuovi armamenti al sopravvento è una folle corsa senza ritorno. Ed è infine una pistola a decidere il destino del continente e di 18 milioni di esseri umani. Un giovane serbo, il 28/6/1914, il ragazzo di Sarajevo, Gavrilo Princip, all'occasione del secolo. Si scaglia contro una vettura in manovra a uno snodo stradale. La vettura trasporta il futuro dell'impero austriaco. L'arciduca Francesco Ferdinando erede al trono degli Asburgo. Alcuni colpi di pistola a bruciapelo. La folla ferma l'omicida, ma non può fermare la sequenza degli eventi. Francesco Ferdinando viene ucciso e con lui muore la sua sposa. Si spengono così le speranze di una soluzione politica ai tanti focolai di guerra. L'Italia assiste alle fiamme del 1914. Sarà anch'essa coinvolta nell'eclissi dell'Europa? Lo scenario è aperto. Il destino si compierà nel 1915. L'appuntamento alle ore 9 del 27 settembre 2014. Scuola Statale Pier Lombardo, via Magalotti 13, Novara.